palombaro non è un combattente, è un esperto in ricerca e soccorso. Riporta in superficie quello che ha affondato, ritrova quello che si è perso in mare, toglie di mezzo quello che è d'intralcio. Se è fortunato muore giovane, 70 metri sotto al pelo dell'acqua, perché così soltanto può aspirare a diventare un eroe. Billy Sunday, il capo palombaro interpretato da Robert De Niro nel film Man of Honor. Il mare rappresenta da sempre fonte di ispirazione e curiosità per l'essere umano. Dalle sue profondità fino alle grandi onde oceaniche, uomini e donne hanno dedicato la loro vita a studiare gli oceani, a esplorarli o semplicemente a giocarci dentro. Nel farlo hanno scoperto la natura e se stessi, e a volte hanno fatto la storia. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista, un professore universitario e il mare è la mia passione da sempre. Ma è anche il mio lavoro perché da più di 10 anni studio come cambiano le nostre coste. Nella prima stagione di questo podcast, realizzato insieme a Sons of the Ocean, abbiamo esplorato l'equilibrio precario tra surf e scienza e vi ho raccontato le onde che ci fanno sognare. In questa seconda stagione allarghiamo gli orizzonti e vi raccontiamo storie di mare. Perché da quella grande distesa blu e da chi le ha dedicato la propria esistenza c'è sempre qualcosa da imparare. Quella che stiamo per raccontare è una storia incredibile. Talmente incredibile che potrebbe essere uscita dalla penna di un famoso scrittore. Per esempio, potrebbe averla scritta Clive Cussler, autore che ha basato molti dei suoi romanzi sulla figura mitica di Dirk Pitt, avventuriero sempre alla ricerca di tesori sommersi in tutti i mari del mondo. Nei libri di Clive Cussler, Dirk era sempre insieme al suo inseparabile compagno d'avventura, che si chiamava Albert Giordino. Nei suoi libri, Cussler descrive Giordino come un uomo di origini italiane, forte, con i capelli scuri, increspati e la carnagione olivastra. Il buon Clive era un profondo conoscitore della storia della marineria mondiale, e io personalmente non ci credo che, almeno lontanamente, per la figura e per il nome di battesimo di Giordino non si sia ispirato a qualcuno di cui, con ogni probabilità, aveva letto le gesta, ovvero Alberto Gianni, il capo palombaro della nave Artiglio, l'uomo che rese possibile l'impresa che riscrisse i libri di storia della marineria, ovvero il recupero dell'oro dell'Egypt. Ma che cos'è l'Egypt? La Steamship Egypt della Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Era un transatlantico di 8 tonnellate di stazza e 152 metri di lunghezza che era stato varato dai cantieri scozzesi di Green Hawk nel 1897. È un transatlantico che viene assegnato alla tratta tra Londra e Bombay, che è una rotta di vitale importanza commerciale in quegli anni, in cui l'India è ancora sotto la corona britannica. Il 19 maggio del 1922 l'Egypt lascia il porto di Tilbury nell'Essex con 352 anime a bordo e un carico di lingotti d'oro e di argento e monete d'oro per un valore totale di 1 milione di sterline dell'epoca. Al cambio di oggi sarebbero circa 80 milioni di euro. La rotta dell'Egypt prevede di attraversare il Mar Celtico, arrivare sulle coste vicino a Brest e proseguire per una tappa nel Mediterraneo, a Marsiglia. In quei giorni però c'è una nebbia fitta che rende la navigazione molto complessa. Oggi quello sarebbe un problema di poco conto, dato che le navi di una certa stazza sono aiutate nella navigazione sia dal radar che da altri sistemi basati sul posizionamento satellitare. In ultima battuta si usano anche potenti segnali acustici e luminosi capaci di avvisare le altre imbarcazioni della loro presenza. Ma in quegli anni la navigazione nella nebbia era un affare pericoloso e la segnalazione della propria presenza era affidata a dei corni e a delle campane, con delle vedette alle quali era affidato il compito di rilevare i suoni emessi dalle navi vicine. Nel pomeriggio del 20 maggio 1922,
alle vedette dell'Egypt si gela il sangue nelle vene. Un fischio nella nebbia segnala una nave vicina, troppo vicina. Dopo un attimo compare nella nebbia il Sign, una nave da carico che ha la prua rinforzata per rompere i ghiacci del Nord Atlantico. La prua del Sign entra come un coltello nel burro della chiglia dell'Egypt e in meno di 20 minuti la manda a fondo con 86 anime e anche con il suo prezioso carico. L'Egypt affonda a circa 20 miglia a ovest del faro di Armen, uno di quei fari tipici delle coste atlantiche francesi che oggi vediamo immortalati nei famosi poster, aggrappato a un fazzoletto di roccia affacciato sull'Oceano Atlantico. Oggi dell'Egypt si conoscerebbe il punto di affondamento in modo molto preciso, dato che quella è una delle prime informazioni che vengono comunicate al lancio del Mayday, ovvero la chiamata di soccorso in mare, leggendole dal GPS di bordo. Ma nel 1922 non si conosce la posizione esatta di affondamento dell'Egypt, perché si hanno solo alcune indicazioni dai punti nave, non esisteva il GPS, e da quello che ha riportato il capitano della Seine. Subito si pensa a un'operazione di ricerca e recupero del carico prezioso, e ci provano due ditte specializzate dell'epoca. Una è l'inglese Gothenburg Towing and Salvage Co. e la seconda è la francese Union d'Entreprise Sous-Marine. Pare che la prima, diretta dal capitano Hedbeck, fosse riuscita ad identificare sul fondale il relitto dell'Egypt. Però la profondità è, per quell'epoca e per alcuni aspetti anche oggi, proibitiva. Ci sono più di 100 metri d'acqua. La ditta francese, nonostante immersioni ripetute sul punto indicato da Hedbeck, trova però solo sabbia e scogli, e quindi il relitto pare destinato a essere perso per sempre. D'altronde, se non ci sono riusciti inglesi e francesi, che sono i migliori al mondo in questo tipo di operazioni, nessuno al mondo può sperare di farcela. Ma il mondo non aveva ancora conosciuto Alberto Gianni. Alberto Gianni nasce a Viareggio nel 1891. All'età di soli 10 anni si imbarca come marinaio e a poco più di 21 anni si diploma alla scuola per palombari di La Spezia, in Liguria. Il Gianni dimostra subito di non essere un palombaro come tanti altri del tempo, che senza nulla togliere alla professione erano di fatto dei manovali subacquei, che è un lavoro durissimo fatto da uomini d'acciaio. Il Gianni però inizia quella linea di lavoratori subacquei che è giunta fino ad oggi, che prima delle loro braccia portano sott'acqua la testa. È emblematico di questo quello che succede nel 1916, quando Gianni deve ancora scalare la dura gerarchia dei palombari. Tra le isole della Palmaria e del Tino, davanti alla Spezia, affonda un sommergibile italiano in 34 metri d'acqua, che per l'epoca è una profondità ragguardevole. La scuola di palombari di La Spezia viene subito chiamata per tentare il recupero. È una situazione surreale, simile per molti versi a quello che succederà tanti anni dopo al sommergibile russo Kursk. Da dentro il sommergibile si sentono i colpi dei membri dell'equipaggio e ogni minuto che passa la loro speranza di sopravvivere si accorcia. E Gianni scende e si rende subito conto che c'è un problema enorme. I ganci a cui si possono attaccare le catene per poter sollevare il sommergibile sono sprofondati nel fango e quindi il recupero sembra impossibile. Però Gianni, lo abbiamo detto, non è un palombaro come tutti gli altri. Ha un'intelligenza pratica che gli consente in qualche modo di visualizzare i problemi direttamente sott'acqua in modo diverso da tutti gli altri e di elaborare le soluzioni nella sua testa. In questo caso ha l'idea di imbrigliare la poppa del sottomarino e di sollevarlo dal fondale in quel modo. I suoi superiori sono scettici,
quella non è un'operazione standard, e cosa ne vuole sapere questo ragazzino di come si fanno i lavori sott'acqua? Però in qualche modo il Gianni riesce a convincerli e alla fine riesce a riportare in superficie con questa tecnica il sommergibile e tutti e 40 marinai sani e salvi. In quell'occasione però paga un prezzo altissimo. Per dirigere le operazioni il Gianni deve rimanere 7 ore sott'acqua, accumulando nei propri tessuti una grandissima quantità di azoto. È il male del palombaro, cioè l'embolia gassosa. Lo colpisce inesorabile. Resta 5 giorni in bilico tra la vita e la morte in ospedale. Al suo risveglio è vegliato dai 40 marinai che ha salvato, ma si accorge di aver perso l'udito dall'orecchio destro. Un incidente come quello lascerebbe a terra anche il più accanito dei palombari, ma non il Gianni. Dopo quella disavventura, la sua mente straordinaria si mette al lavoro e in poco tempo concepisce la prima camera iperbarica, che lui chiama cassa deazotatrice. Fino a quel momento, le decompressioni si facevano in acqua. Il palombaro, che non poteva risalire in superficie a causa dell'accumulo d'azoto nei suoi tessuti, stava sott'acqua, al freddo, da solo, per ore, a smaltire piano piano quell'azoto. Grazie all'invenzione del Gianni, il palombaro poteva invece risalire sulla nave e fare la decompressione in una cassa, un ambiente sicuramente più confortevole e più sicuro. Questa è un'invenzione che ha rivoluzionato il mondo della subacquea, sia commerciale che sportiva, e ha salvato la vita a decine di migliaia di subacquei finiti nei guai per colpa dell'accumulo di azoto nei tessuti in seguito a tempi di immersione prolungati e a risalite troppo rapide. Per capire la portata di questa invenzione del Gianni, ho chiesto a un amico e collega, Giovanni Scichitano, che è stato operatore tecnico subacqueo e oggi insegna geologia all'Università di Bari. Nella subacquea moderna la camera iperbarica è un elemento fondamentale ed imprescindibile non solo per le attività professionali ma anche per quelle scientifiche e ricreative. Tale importanza risiede non solo nel fatto che le camere iperbariche sono usate per la cura delle malattie da decompressione ed hanno permesso dalla seconda metà del secolo scorso di minimizzare gli incidenti gravi conseguenti alle immersioni, ma anche nel fatto che hanno consentito lo sviluppo di tecniche innovative che hanno esponenzialmente aumentato la capacità umana di operare ad alte profondità e con tempi molto più lunghi. In ambito industriale, ad esempio, le camere iperbariche sono ampiamente usate per gli interventi detti in saturazione. In tale tecnica i sormozzatori entrano in una camera iperbarica e vivono per diversi giorni pressurizzati alla pressione di esercizio dell'intervento, respirando una miscela di elio e ossigeno. Questo per minimizzare sicuramente i rischi di incorrere in una malattia da decompressione, ma anche per aumentare i tempi di permanenza al fondo, che in questo caso possono raggiungere le diverse ore di operatività. Le saturazioni sono molto impegnative per i sommozzatori, che sono costretti a vivere per periodi lunghi fino a 28 giorni all'interno delle camere iperbariche opportunamente attrezzate. Per fare qualche esempio di lavoro che non potrebbe essere realizzato senza l'ausilio di tali sistemi, possiamo annoverare sicuramente l'installazione delle piattaforme di estrazione offshore o di gasdotti e metanodotti. Per installare queste opere, infatti, è necessario l'alternarsi di sommozzatori che operano sul fondo per diverse ore di immersione, e questo non sarebbe ipotizzabile senza l'uso delle camere iperbariche. Al di là degli interventi industriali offshore, volendo fare altri esempi di interventi subacquei dove è fondamentale l'uso delle camere iperbariche, possiamo citare sicuramente il recupero del relitto della Costa Concordia. L'operazione di rimozione è stata delicata e difficile e ha visto l'alternarsi in acqua di più di 200 sommozzatori. Per questo un team di medici è stato sempre presente sull'isola seguendo i subacquei nelle procedure di decompressione, occupandosi delle emergenze, degli incidenti e delle attività di prevenzione. Sul luogo sono stati presenti 11 camere iperbariche e un piccolo ospedale a bordo della Pioneer, la piattaforma di appoggio posizionata a pochi metri dalla riva e dal relitto. Durante le operazioni di recupero della Costa Concordia, le camere iperbariche sono state anche molto utilizzate per supportare la decompressione dei sommozzatori che operavano per la costruzione delle piattaforme profonde su cui è stata fatta ruotare la nave.
In questo caso i diver operavano sul fondo, quindi facevano una prima veloce decompressione a circa 9 metri di profondità, per poi salire in superficie dove entravano rapidamente in camera iperbarica per completare la loro decompressione in un ambiente saturo di ossigeno. Questa tecnica si chiama salto in camera ed è diversa dalla saturazione perché non prevede la presenza prolungata degli operatori in camera, ma consente di gestire in maggiore sicurezza le fasi di decompressione conseguenti alle immersioni profonde. Possiamo sicuramente dire che senza l'utilizzo delle camere iperbariche il recupero della Costa Concordia non sarebbe stato possibile nei tempi e nei modi col quale è stato effettuato. E al massimo si sarebbe potuto ipotizzare un lento smantellamento del relitto che però avrebbe richiesto tempi infinitamente più lunghi di quelli avuti nella realtà ed un impatto ambientale molto più massiccio sulle aree interessate dalla catastrofe. Negli anni successivi il Gianni mette a frutto il suo ingegno e fonda una compagnia di recuperi subacquei. Sono gli anni dopo la Prima Guerra Mondiale e non mancano nel Mediterraneo i relitti affondati dai terribili U-boat tedeschi. Il Gianni comincia anche a fare scuola e con lui si formano altri palombari storici che saranno alla base di quella che verrà chiamata la Scuola Viareggina. Dagli inizi ci sono con lui Aristide Franceschi, che è descritto dalle cronache del tempo come un gigante buono, e Alberto Bargellini, che è un palombaro antipico, dal fisico asciutto, mentre tutti i palombari erano tozzi e grandi, però è un vero proprio mulo da lavoro subacqueo. Il Gianni e i suoi palombari in quegli anni frenetici effettuano molti recuperi di relitti, alcuni anche in situazioni complicate, e piano piano diventano conosciuti nell'ambiente. Se c'è un relitto che appare impossibile da recuperare, si chiamano i palombari di Viareggio. Quelli però sono anche anni di crisi economica e gli incarichi iniziano a essere sempre meno. La società del Gianni nel 1926 trova poche commesse e i suoi palombari tentano di sbarcare il lunario accettando lavoretti qua e là. A questo punto uno scrittore metterebbe nella storia un colpo di scena. Clive Cussler lo faceva spesso. Magari un incontro fortuito per far prendere la storia una piega inaspettata. Come in un romanzo, quell'incontro arriva. Un giorno il Gianni viene a sapere della nascita di una società genovese, la SORIMA, Società Recuperi Marittimi. E quindi va a Genova, nella centralissima piazza De Ferrari, dove ci sono gli uffici della SORIMA, e chiede di poter parlare con qualcuno. Viene fatto entrare nell'ufficio del fondatore e padre padrone della SORIMA, il commendator Giovanni Quaglia. Io non so come sia andato l'incontro tra questi due, però posso immaginare con quale difficoltà questi due uomini siano entrati in connessione. Uno, il Gianni, uomo di mare, sicuramente un genio del suo tempo, ma uno non studiato, come si diceva all'epoca. L'altro, il Quaglia, un uomo benestante, di alto livello sociale, tanto appunto da fregiarsi del titolo di commendatore. Si racconta che il Gianni cercasse solo qualche incarico all'inizio e si presentò al Quaglia offrendo i servizi della sua quasi defunta società, che aveva mezzi sicuramente interessanti, ma non adatti alle idee molto ambiziose del commendatore. Il Quaglia, di contro, da buon genovese tagliò corto, e gli disse con fare sbrigativo che a lui non interessavano la società e le barche del Gianni, a lui interessavano i suoi uomini. Il Quaglia è sicuramente un uomo complicato, figlio del suo tempo. Era un uomo che sapeva muoversi molto bene nei complicati meandri della politica di quel tempo. Già da qualche anno si era accaparrato un'esclusiva della ditta tedesca Neufeld & Kunke, che produceva gli scafandri migliori di quell'epoca. Inoltre, grazie ai suoi legami con il partito fascista, la sua società aveva ottenuto per legge l'esclusiva per il recupero di relitti bellici italiani oltre i 45 metri di profondità.
e quindi gli mancavano solo i palombari esperti per poter iniziare a lavorare. E chi c'era meglio del Gianni e dei suoi uomini, che non solo sanno usare quegli scafandri, ma che avevano apportato anche delle migliorie importanti per operare meglio e in maggior sicurezza. Ormai lo sappiamo, il Gianni non riesce a spegnere il suo animo di inventore. La Sorima inizia a fare i primi soldi e arma 4 battelli adibiti alle attività di ricerca e recupero, che hanno nomi molto evocativi che faranno la storia. Sono l'artiglio, il rostro, il raffio e l'arpione. In quegli anni, il Gianni ha già anche iniziato a progettare e a realizzare la torretta butoscopica, una sorta di cilindro con degli oblò che non riceve aria dalla superficie, ma utilizza un sistema di ringiovanimento dell'aria tramite una reazione chimica con la soda caustica. In questo tipo di torretta il palombaro è più al sicuro che dentro gli scafandri e non incorre nel rischio di embolia, ma non ha di fatto la possibilità di utilizzare i suoi arti per interagire con l'ambiente marino. Ed è qui che la filosofia del Gianni si manifesta ancora una volta. Il palombaro deve essere prima di tutto una mente pensante che è capace di arrivare sul fondale, valutare la situazione e dare istruzioni tramite il cavo telefonico a chi manovra l'argano dalla superficie, al quale è collegata una benna per i recuperi. È proprio in questo tipo di operazioni che i palombari della Sorima diventeranno dei maestri, anche complice un affiatamento perfetto tra i palombari e i marittimi, cioè gli uomini degli equipaggi. Inoltre, la torretta butoscopica ha anche un altro grande vantaggio. Consente di scendere a profondità proibitive, oltre i 70 metri. Ed è proprio grazie a questa esperienza che nel 1928 i nostri partono alla volta del Golfo di Guascogna, in Francia, per un recupero che tutti considerano impossibile. No. Non è l'Egitto. È un altro relitto ostico che si chiama Elizabethville, affondato con un carico di avorio e di acciaio nelle stive. I francesi dicono di averlo trovato e ne hanno segnalato la presenza con una boa. Ma quando i palombari dell'artiglio arrivano sulla boa e scendono sul fondo, si rendono sul conto che lì il relitto non c'è, ci sono solo scogli e sabbia. E allora iniziano a cercarlo. Lo trovano dopo circa una settimana e dopo tante peripezie riescono a tornare in porto con l'avorio. Questo è il primo grande successo internazionale della Sorima ed è già considerato un'impresa ai limiti del possibile, un recupero da una profondità di 70 metri, mai sentito a quell'epoca. Gli uomini dell'artiglio, grazie a questa impresa, iniziano a essere conosciuti nell'ambiente della marineria internazionale. Il partito fascista in realtà cavalca molto l'immagine di questi prodi uomini che solcano l'Oceano Atlantico dando lezione di marineria ai francesi. In realtà gli uomini dell'artiglio non sono molto interessati alle lodi del partito fascista, anzi, che se ne stia in Italia dov'è. Nei giorni di mare mosso, loro li trovi sempre nei pressi del Grand Hotel de Bretagne a Belle-Île-en-Mer, dove non si fa altro che parlare di questi italiani, dal sorriso facile e dal calore umano unico. Con il tempo, i palombari e i marittimi italiani verranno di fatto adottati da quel piccolo angolo di terra francese. Qualcuno troverà anche l'amore. E tra loro c'è anche il Gianni, che però è sposato a Viareggio, con una donna che ama intensamente, Marianna, ma che si innamora anche della figlia dei proprietari dell'albergo, Adrienne. Da Adrienne, Gianni ha un figlio, illegittimo, che nascerà nell'agosto del 1929. È di fatto un uomo con due famiglie e la storia di queste due donne stupende e di questo triangolo complicato da capire è raccontata con enorme delicatezza in un romanzo di Donatella Borghesi
che si intitola Sono io la tua sposa Marina. Questa è davvero una storia nella storia e siamo liberi di giudicare il Gianni, ma solo ricordandoci che al tempo il mondo era molto meno connesso di quanto lo sia oggi e le relazioni a distanza per chi lavorava nell'Atlantico erano estremamente complesse. Ma anche questa parte della storia sembra scritta da un romanziere. Il figlio francese, che non è mai stato riconosciuto, di Alberto Gianni si chiamava Jean Albert, ovviamente, ed è morto recentemente. Ha preso il cognome dell'uomo con cui Adrienne si è sposata, ovvero Legarec, ed è diventato un ministro della Repubblica francese ai tempi di Mitterrand. Nella sua biografia, In via gauche, ovvero Una vita a sinistra, dice di aver saputo solo alla morte della madre chi fosse il suo vero padre e dice di essere fiero di essere figlio legittimo del Gianni. Purtroppo, per gli eventi che racconteremo in seguito, potrà condividere con il suo vero papà poco più di un anno di vita. Questo podcast è scritto e realizzato da Alessio Rovere, ovvero il sottoscritto, in collaborazione con Sons of the Ocean, un'associazione no profit nata da un gruppo di amici con la passione per il surf da onda. Abbiamo l'obiettivo di sensibilizzare ed educare alla cura dell'ambiente marino. Ti invitiamo a iscriverti e a partecipare alle nostre attività di pulizia delle spiagge. Ci trovi al sito www.sonsoftheocean.it.